trasportatori che illegalmente prelevavano rifiuti e li scaricavano in zone isolate dell'ambiente protetto, autolavaggi con lavoratori a nero, senza impianti di depurazione e autorizzazione allo scarico nelle fogne, opifici tessili senza registri di scarico dei rifiuti, è quanto accertato dal Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente, Parco Nazionale del Vesuvio, nel corso dell'operazione Vesuvio Pulito. 13 persone denunciate e 9 attività produttive sequestrate. Ascoltiamo il coordinatore territoriale per l'ambiente del parco, il tenente colonnello Antonio Lamberti. Abbiamo controllato, per quanto concerne le ditte, insieme ai carabinieri della tutela del lavoro, sia degli opifici tessili, sia degli autolavaggi e un'officina meccanica, riscontrando in ogni caso delle irregolarità, sia per quanto concerne lo sversamento, lo smaltimento di rifiuti e reflui, sia per quanto concerne l'ambito della tutela del lavoro, quindi con illeciti sia penali sia amministrativi. L'attività repressiva è stata presentata in conferenza stampa nel Castello Mediceo di Ottaviano, sede del Parco del Vesuvio. Le specifiche di chi ha compiuto gli illeciti nelle parole del generale Sergio Costa, comandante Regione Campania Carabinieri Forestali. Io direi attività produttive talvolta irrispettose rispetto invece alle tante attività produttive dell'area che invece sono rispettose, rispettano perfettamente la legge. Intendo dire che la tipologia di rifiuti che noi rinveniamo e la tipologia di rifiuti sui quali noi eleviamo le sanzioni penali o amministrative sono sempre di tipo produttivo, quindi non è la famiglia. Ci sarà anche qualche famiglia che magari ha una coscienza civile minore, ma io direi che il 90-95% delle persone non compiono questi tipi di atti sconsiderati. Un luogo, il Parco del Vesuvio, essenzialmente tutelato, dove il contrasto a questi fenomeni segna la volontà di mantenerlo intatto, così come ha spiegato il presidente Agostino Casillo. C'è bisogno di camminare su tutti gli aspetti, cioè investire in un sviluppo sostenibile soprattutto, quindi voglio dire in attività economiche che siano compatibili però con la presenza all'interno di un'area protetta, e quindi il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità, puntare sull'enogastronomia, sul turismo legato all'escursionismo, insomma tutte attività che possono quindi utilizzare in maniera sostenibile il territorio e quindi aiutare anche a far aumentare la percezione che un'area protetta è un elemento di sviluppo.